Sono Antonio Piluso, ho aperto il mio negozio Piljo, era l'unica possibilità per sentirmi libero. Avendo lavorato da faraone, avendo sempre fatto cose molto pulite, precise, stavamo ore noi orafi a levigare al massimo, a fare un anello perfetto, no? E io questa cosa trovavo che andava bene per loro, ma non per me. Invece a me piaceva l'idea di una traccia, di un qualcosa che avesse un sapore della lavorazione, e quindi mi viene questo desiderio di tornare alle origini. Mio nonno era un contadino, mio padre era un muratore, quindi ho pensato di fare qualcosa che richiamasse quello che in fondo io vedevo, questo contatto con la terra. Andavo a trovare mio padre in cantiere, quindi vedevo cemento, vedevo mattoni, ferro. Questi elementi probabilmente mi sono entrati dentro, cioè quando tu crei fai qualcosa che hai dentro. Ma questo anello di che periodo è? Guardi, questo l'ho fatto settimana scorsa. Non so, probabilmente davano l'idea di un oggetto antico, ma in effetti è così, perché nei primi anni del mio percorso io ho conosciuto due o tre archeologhi che mi portavano dei reperti, e quindi era interessante notare come questi reperti avessero una storia, un racconto, qualcosa. Questo tipo di texture che io vedevo su queste cose mi piaceva. Il problema era che non riuscivo a trovare un riscontro con la gente. Una cosa lenta, che però è stato importante, questo andamento lento, è stato molto importante perché mi ha permesso innanzitutto di fare tantissima ricerca. Allora, a furia di giocare, tu crei il tuo know-how, no? Nel 1995 c'è questo veramente cambio di rotta, nasce l'oro muto nasce dopo una serie di tentativi di rendere la materia così scabra e spugnosa, che mi permette di annegare qualsiasi cosa all'interno, tipo, non so, posso annegare un pezzo di ferro, una scoria, una pietra. Ha cambiato il mio modo di pensare il gioiello. È stata una rivoluzione per me. È interessante l'oro muto perché vive di interstizi, di cavità, vengono fuori dei chiaroscuri col vissuto. Poi è anche vero che si può riprendere, rifar ritornare, diciamo, all'origine, no? Come era quando era nuovo. Devo dire che per esperienza la gente lo lascia andare, come se segnasse il tempo, no? Cioè cambia in fondo come stiamo cambiando noi, no? E allora vuol dire che la gente ha capito, si affeziona a questo cambiamento. Molto spesso succede questa cosa. In fondo tutti questi giorni sono come delle piccole metafore, no? della nostra vita, diciamo. Queste cose insegno anche di continuità, lo sto facendo con i miei figli Zeno e Brando, perché loro me l'hanno chiesto. Se non me l'avessero chiesto non l'avrei mai detto loro di venire qua, non l'avrei mai obbligati o incuriositi, perché credo che ognuno di noi debba scegliere la propria strada, cioè uno deve fare nella vita le cose che più gli piacciono, cioè bisogna anche avere il coraggio di buttarsi, no? E di fare quello che ti piace, questa è la cosa più importante. Noi siamo un po' come, abbiamo delle energie, no? Se tu lavori una cosa e lo lavori in maniera positiva, ho sempre questo pensiero, che quell'oggetto diventi positivo, una carica positiva dentro, no? Perché l'hai fatto con amore.